via. Tutte queste caratteristiche vengono esportate in Xtreme e poi all'interno di Xtreme posso proprio fare la configurazione del fronte quadro. Una volta fatta la configurazione del fronte quadro, fatta la verifica termica, chiuso quello, accessoriate il quadro, accessoriate il quadro, avete la quotazione economica precisa, diciamo così, proprio anche, anche al dettaglio. Tenete presente che Xtreme è non solo lo strumento per fare i fronti quadri, ma anche lo strumento ufficiale di Schneider per poter fare le offerte, quindi è un software sicuramente molto, molto preciso da questo punto di vista. Allora, gli chiuderei qua la parte domande e partiamo subito invece a vedere come fare alcuni semplici progetti di bassa tensione, meglio alcuni esempi molto semplici per quello che riguarda la progettazione di impianti elettrici in, in bassa tensione. Questa parte 7 è chiamata dei dati di progetto. I dati di progetto sono i dati generali che sono impianto, li compilo molto molto rapidamente. Impianto 1, impianto 2, poi c'è il cliente 1 e il suo amico cliente 2. Questi dati servono ad arricchire quelle che sono le stampe del software. Quindi, se ne inserisco questi dati una volta in dati di progetto, poi il software automaticamente mi compilerà i relativi dati quando faccio la stampa Word, quando faccio la stampa AutoCAD. E, quindi praticamente vuol dire che compilati qua dentro, poi non li devo più reinserire a mano io una volta che faccio, arrivo sulla, nella fase di stampa. Poi le altre schermate, ci diamo un'occhiata sicuramente più in dettaglio sul discorso dei dati di cartiglio. Sono dati ulteriori che servono per arricchire la stampa del cartiglio, ma va lo stesso discorso che mi hai fatto adesso sui dati di impianto. Per me che utilizzo prodotti obsoleti, questa qua è una funzionalità abbastanza nuova, l'abbiamo aggiunta a botta, se non ricordo male, con l'aggiornamento di ottobre dell'anno scorso. E, praticamente, diciamo così, visto che Software Mage è già da un po' di anni che è distribuito, inizia sempre di lì a presentarsi il problema del fatto che abbiamo un database di prodotti che sono all'interno del software da alcuni anni. Allora, per evitare che quando dovete cliccare un prodotto vi trovate una scelta infinita da quello che è il catalogo Schneider dal 1985 ad oggi, abbiamo introdotto quella che è un po' la schermata di scelta per mezzo utilizzo i prodotti obsoleti. In generale questa opzione, quando aprite un vecchio progetto, se siete già utenti, sarà già diciamo così cliccata in automatico, cioè vi permetteremo di utilizzare prodotti obsoleti di default, mentre invece per la creazione di nuovi progetti onestamente ne consigliamo di tenerla, a meno che non conosciate bene i prodotti Schneider e sappiate un attimo un po' navigare tra quelli che sono i prodotti obsoleti e quelli aggiornati. Qua vi consiglierei invece di utilizzare semplicemente i prodotti aggiornati. Poi, per quello che riguarda dati elettrici, tensioni di utilizzo, partiamo da 220 fino a 690, queste sono un po' le tensioni principali dei nostri prodotti per quello che riguarda la bassa tensione in alternata. Sistemi di neutro, TNS, TNC e il buon TT, non abbiamo l'IT, quindi non facciamo nessun calcolo da quel punto di vista. Tenete presente che comunque, onestamente, la progettazione di un sistema in IT dal punto di vista di project è a tutti gli effetti la presentazione di un sistema TNS a cui c'è da aggiungere il controllore di isolamento, perché poi le ulteriori verifiche sono verifiche più che altro, verifiche normative, sono più che altro verifiche, diciamo così, sull'installazione, diciamo così, tipologia di materiale elettrico utilizzato, più che verifica, diciamo così, del sistema elettrico dal punto di vista di verifiche sulla protezione e diciamo il coordinamento dei vari dispositivi di protezione. Quindi l'IT per ora nel software non c'è. Tipologia di arrivo, generico da distributore, quindi se avete una cabina vostra, generico, se state lavorando su un sottoquadro che è collegato già a una rete di IT, anche qua generico. Se invece avete un allacciamento ad un distributore, partite subito con CEI 021. Frequenza 50-60 Hz, tipologia di distribuzione, quindi è possibile fare anche impiantini molto banali con arrivo ad esempio a 230 V in TT, ma diciamo bella cosa, facciamo TNS,
con distribuzione monofase. Tra l'altro SOS fa anche alcune verifiche nel caso in cui la norma 121 richiede un sistema di neutro in TT, cosa che vedo nella stragrande maggioranza degli impianti. So che ci sono alcuni PNS, soprattutto dalle parti di Roma, se non ricordo male, però comunque sia. Noi per il software richiediamo appunto di avere un arrivo in bassa tensione con sistema di neutro in TT. Poi invece la tensione e le distribuzioni le potete definire voi. Quindi è possibile partire da un impiantino molto molto semplice che appunto ha un arrivo in bassa tensione fino a 6 kW, oppure è possibile tramite l'arrivo generico, qua rimettiamo un po' dei dati normali, quindi 400 volt NS, distribuzione trifase con neutro, avere diciamo arrivi che hanno anche due o tre trasformatori con diverse modalità di funzionamento, con il congiuntore oppure senza il congiuntore. È anche possibile fare alcuni impianti tra virgolette misti. Poi l'ultima parte, appunto, parlando un attimino della tipologia di alimentazione. Quindi se avete l'arrivo bassa tensione, cliccate sull'arrivo BT. Se avete cabina vostra, cliccate sull'un trasformatore. Se avete impianti un attimino un po' più, diciamo così, importanti dal punto di vista della potenza installata, ci sono le diverse configurazioni che avete qua sotto. Configurazioni che potete scegliere o quando create il progetto, oppure le potete modificare durante la progettazione, ovviamente. Quindi non vi forziamo a creare un progetto con due trasformatori, poi dite, ah no, forse però era meglio averne uno, mi sono dimenticato il congiuntore e così via, devo poi fare tutto il progetto, questo ovviamente non avrebbe molto 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 senso. E ad esempio è possibile partire con un progetto con un trasformatore, qua vedete appunto che ci troviamo con il trasformatore, e è possibile, diciamo così, proprio anche modificare come funziona la mia configurazione dell'impianto. Posso mettere due trasformatori che sono in parallelo, tramite tasto destro inserisce alimentazione, e qua abbiamo due tratti in parallelo, e tra l'altro mi cambia anche l'icona perché c'è un discorso dei rami attivi. I rami attivi cosa sta a indicare? Sta a indicare quanti trasformatori in parallelo funzionano contemporaneamente. Perché se questo qua è un parallelo freddo, quindi questo trasformatore serve esclusivamente per fare riserva, allora il software mi farà i calcoli di cortocircuito solamente con un trasformatore. Ho due rami attivi, i calcoli di cortocircuito ne considerano invece il parallelo perfetto dei due trasformatori. Poi calcolo due trasformatori, però mi accorgo che però era meglio farlo col congiuntore. Come posso fare? Allora, su impianti che hanno già un trasformatore, faccio un bel clic col tasto destro sul quadro generale, dico crea nuova semisbarra, e il software mi crea una configurazione dove ho la mia parte delle semisbarre. Quindi questa è qua la semisbarra 1, questa è qua la semisbarra 2, o meglio, semisbarra A, perché nel software l'abbiamo chiamata così, e questa invece è la semisbarra B. Ovviamente abbiamo un trasformatore di troppo perché l'abbiamo spostato dall'altra parte, tasto destro, elimina linea, e abbiamo due trasformatori col congiuntore. Noi nel software esistiamo fino a tre semisbarre. La semisbarra è come se fosse un impianto BT a sé stante, che tra l'altro era anche la modalità di gestire le semisbarre col software fino a quando abbiamo aggiunto proprio la funzionalità delle semisbarre. In generale consigliavamo di creare due impianti diversi e poi semplicemente lavorare sulle stampe per unirli. Con questa versione del software, ormai da un bel po' di anni, diamo la possibilità di appunto lavorare all'interno del singolo file di progetto. Però, come dicevo prima, è come se disegnassimo due impianti che sono quasi completamente separati. Dico quasi completamente perché facciamo una verifica, che è quella col discorso del congiuntore chiuso. Non facciamo lavorare i trasformatori in parallelo, ma bensì facciamo un discorso del calcolo delle correnti di cortocircuito, delle cadute di tensione, basandoci su tutti i trasformatori. Quindi ad esempio in questa situazione posso creare una serie di partenze, faccio magari un esempio qua, quindi inseriamo una linea e poi inseriamo l'utenza e la protezione, o la protezione e l'utenza. E vedete che c'è questa tooltip dove essenzialmente noi forniamo una serie di verifiche dei vari calcoli. Vedete che c'è una parte di dati inizio linea, interruttore, cavo, fine linea e così via. Ecco, sui dati fine linea c'è una parte, diciamo così, di calcoli di cortocircuito. Vedete che c'è una colonna di risultati sotto la voce rete, che tra l'altro adesso che la vedo magari serve anche meglio metterla in grassetto o in corsivo, così si
evidenzio più semplicemente, e a fianco invece c'è una colonna che si chiama B. Cos'è rete e cos'è B? Rete è il trasformatore che sta sotto la linea A1, B è il trasformatore che sta sotto B1. I trasformatori adesso sono identici, però ad esempio io il trasformatore B1 faccio diventare un trafo da 400 che mi fa meno roba, il trasformatore 2 faccio diventare un trafo da 800. Se vado a rivisualizzare i dati, vedete che adesso sotto rete ho a fine linea 13 kA di cortocircuito e sotto rete, invece per quello che riguarda B, quindi il lato trasformatore, ho 8,54. Questo perché torna utile quando devo fare le verifiche della scelta delle apparecchiature, perché ovviamente mi cambiano le varie correnti di cortocircuito, quindi devo soddisfare le condizioni peggiorative. Cosa vuol dire? Vuol dire massima corrente di cortocircuito inizio linea, che in questo caso è 20 kA,31 contro 10,29, e le correnti di cortocircuito a fondo linea se faccio il coordinamento della magnetica con per la posizione, diciamo così, dai contatti indiretti. E adesso se devo soddisfare entrambe, quindi è possibile sicuramente avere delle condizioni dove ho, ad esempio, che ne so, la posizione delle persone, diciamo così, soddisfatta per il mio trasformatore, ma la posizione delle persone non soddisfatta per l'altro trasformatore. Allora, con il software io vi segnalo che c'è effettivamente un problema, e quindi quello che facciamo è semplicemente di aggiungere quello che è il semaforino giallo, anche qua lo vediamo a breve che cosa sta a indicare, e vi segnalo che c'è un problema per quello che riguarda appunto la definizione dei vari dati. E questo per quello che riguarda, diciamo così, un po' la definizione delle principali caratteristiche. Tra l'altro, cliccando sul menu modifica dati di progetto, è possibile modificare tutti i dati, anche ad esempio la tensione, se l'avete sbagliata, ma non è possibile modificare, come dire, la configurazione. Questo perché se ad esempio io ho creato le semisbarre, però poi mi accorgo che effettivamente ho un impianto che mi costa un sacco di soldi in più, perché un quadro col congiuntore, con la semisbarra e tutto così via, è più complesso meccanicamente rispetto ad un semplice quadro con due interruttori generali, con due interruttori di macchina. E quindi ad esempio posso anche dire che voglio tornare alla situazione dove ero prima. Quindi in questo caso cosa devo fare? Semplicemente qua tasto destro, riaggiungo l'alimentazione, vado qua e semplicemente elimino la semisbarra. Però eliminare la semisbarra è una cosa che se ho un bel po' di quadri a valle della mia semisbarra, quindi ho tutta la mia bella distribuzione, tasto destro, elimina semisbarra, vedete che il software mi toglie anche tutti i vari sottoquadri che ci sono. Quindi per evitare, diciamo così, una situazione del genere, ovviamente noi adesso che quadri erano vuoti, quindi non abbiamo dato nessun warning. Però in generale, quando abbiamo delle semisbarre, e qua faccio, credo, molto rapidamente, un paio di nuovi quadri che sono invece collegati alla mia semisbarra, andiamo a fare un bel collegamento, qua c'è il caso di creare un nuovo quadro, andiamo qua, creiamo un nuovo quadro e via. Anche qua facciamo dei disegni dei quadri molto molto semplici, ecco, magari non così, ma andando semplicemente a fare un copia e incolla delle varie partenze. Quindi prendiamo questa partenza, la copiamo un po' di volte e facciamo qualcosa di simile anche su questo qua. È possibile andare un po' a spostare questi quadri da una semisbarra all'altra. Cosa devo fare? Semplicemente il tasto destro, faccio copia, vado sotto l'altro e dico incolla sotto. Quindi vedete che il software mi prende il quadro che ho generato e me lo incolla. Poi c'è questo qua tutto rosso, mi devo sentire voi perché non è collegato, ovviamente, se faccio il collegamento mi toglie. E poi posso finalmente andare a eliminare la semisbarra. Però in questo caso, quando clicco su elimina semisbarra, vedete che il software mi dice la semisbarra non è vuota, effettivamente ci sono due sottoquadri. Sei sicuro di volere permanentemente cancellare tutte le linee di distribuzione e i sottoquadri su stare la semisbarra? In questo caso no, nulla, aspettiamo un attimo, mi sono dimenticato un quadro. Anche questo qua faccio un bel copia, vado qua sotto, tasto destro, incolla sotto e poi posso finalmente eliminare la mia semisbarra, diamo ok, e tornare a quella che era un po' la configurazione iniziale, cioè quella che vediamo anche qua nel nostro software, quindi con due trasformatori in parallelo.
Ok, qua credo di aver spiegato, diciamo così, almeno la parte relativa alla definizione delle caratteristiche principali generali dell'impianto. Ecco, queste qua sono le alimentazioni normali, poi nel software gestiamo anche l'alimentazione di riserva, cioè il generatore e anche il GPS per la parte continuità, come tra l'altro vedete anche dalle icone che ci sono qua sotto. Queste le vediamo più avanti quando diamo un po' un'occhiata a quelli che sono un po' i parametri, diciamo così, particolari come dire, diciamo che apriamo ai parametri particolari appunto dello schema di creazione di diversi quadri che un po' che interazioni hanno queste diverse opzioni. Però prima di partire con quello, io invece andrei un po' a vedere quelle che sono le caratteristiche principali del singolo quadro, cioè essenzialmente come posso andare un po' a definire il mio singolo quadro prima di preoccuparmi di avere la sezione normale, privilegiata e tutto il resto. Allora, come vedete in precedenza, c'è questa parte della schermata per definire i dati generali di impianto e c'è questa parte della schermata per fare un disegno dello schema unifilare e lo schema blocchi dei vari quadri. Allora, onestamente, come diciamo così, consiglio generale di utilizzo del software, io direi prima di tutto di partire dai dati di progetto che sono qua sotto. Questi dati che cosa sono? Questa schermata è scritto progetto con alimentazione, utenza, interruttore e così via. Questi sono una serie di dati che sono comuni a tutto il progetto, sono un po' il default del mio impianto e questi sono molto utili perché mi rappresentano una serie di parametri che io definisco una volta e poi non devo più cambiare. Ad esempio, supponiamo che io abbia una serie di cavi interrati all'interno del mio impianto elettrico, abbia solo cavi interrati. Oppure abbia, che ne so, 9 cavi interrati e uno invece in passerella o in canalina. Per come funziona il software adesso, dovete fare così, inserire l'utenza, scrollare, andare in fondo e dirgli modalità di posa, clicchiamo sulla modalità di posa, andiamo qua sotto, interrati, tubi conicoli, va bene, quando creo una nuova partenza, li faccio da capo, vado qua sotto, anche qua, interrati, in tubi, eccetera, eccetera. Molto lento. Potete o fare il copia e incolla, quando faccio il copia e incolla salvo anche i vari parametri, oppure un'altra cosa che potete fare, qua tolgo la matitina, quindi torno al default dell'impianto, modificare il default dell'impianto. Quindi ad esempio in questo momento perché il software mi dà modalità di posa 11? Perché gli piace questa modalità di posa, che tra l'altro è quella posata e distanziata su parete. Perché è la modalità che è stata definita qua dentro. Quindi nei dati default di progetto, modalità di posa, clicco su 11, gli dico no, guarda, io voglio cavi principalmente interrati. Diamo ok, torniamo sulla linea, adesso vedete che i cavi sono tutti posa 61. Quello a fianco anche lui posa 61, quello a fianco anche lui posa 61. Potete fare questa operazione in qualsiasi momento e ad esempio se modificate un parametro il software non ve lo ricambia, quindi ad esempio questa qua è posa 11. Questa è posa 61, questa è posa 61. Se modifico il default di progetto, gli dico no, li voglio in canale, ad esempio, il software quando vado nella linea, questo qua me l'ho modificato in 31 perché c'ho il pallino, 31 perché c'ho il pallino, 11 perché l'ho definito io in precedenza. Quindi la matita non ve la cambiamo a meno che non ci siano condizioni di impianto che ci impongono di andare proprio a modificare la matita stessa. Torniamo poi indietro invece sui dati finali principali di progetto, diamo un po' un'occhiata ad alcuni di questi dati, quindi spero si sia un po' capito come funzionano. Allora, prima di tutto c'è il discorso di dimensionamento basato su PN e su PD, che cosa vuol dire? Vuol dire che io posso avere in un impianto, ad esempio in questo caso c'è una situazione dove ho essenzialmente 0 A di potenza installata e un trasformatore da 800 kW. Ok, il software che cosa fa in questo momento? Mi dimensiona l'interruttore e la linea, quindi interruttore da 1250, linea da 4 corde da 240, dimensionata per 800 kW. Se invece cambio da PN a PD, che cosa succede? Succede che il software mi cambia l'interruttore e mi mette il modulare da 4 A perché da qui tanto potremmo avere un po' di problema a collegare l'intestazione del quadro da un 4 da 800, però
problema più che altro meccanico, più che impiantistico, e un cavo da 1,5. Questo perché? Perché l'impianto ha 0 A assorbito. Comunque in generale è una buona idea ovviamente lavorare sul PN, però c'è questa possibilità, visto che comunque non siete obbligati a lavorare per forza alla potenza nominale delle varie macchine. Poi cadutenza, ci sono dei K di utilizzo e K di contemporaneità, la caduta MS e poi c'è la parte degli SPD, ecco una cosa, K di utilizzo, ricordiamoci di usarli, molto spesso ci troviamo impianti super sovradimensionati perché non c'è un K di utilizzo all'interno di tutto l'impianto elettrico. E giusto per ricordarci cosa sono il K di utilizzo e cosa sono il K di contemporaneità, o meglio come questi vengono utilizzati nel software, il K di utilizzo è un K che essenzialmente, adesso faccio, diciamo così, lo teniamo solamente due partenze, facciamo una partenza da 100 kW e la sua partenza gemella a fianco da 100 kW. La linea monte sarà dimensionata per 200 kW, K di contemporaneità pari a 1. Io posso abbassare il K di contemporaneità, e questo lo vedo meglio con un'utenza BT, quindi scusate qua trovo il trasformatore. Vedete che potenza contrattuale a 200 kW, sono 100 più 100, molto, molto, molto semplice. Se invece io metto un K di contemporaneità di 0,5, che è un parametro che posso inserire solo a livello del generale di quadro o di generale di sottolinea, però quella non la vediamo oggi, comunque sia, a livello, tipicamente si può, è meglio impostarlo a livello di generale di singolo quadro. Mettiamo 0,5, vedete che adesso la potenza contrattuale è 100 kW. Che cosa cambia? Cambia che con K contemporaneità 0,5 ho un interruttore da 250 A scatolato e un cavo da 70. Col K di contemporaneità para 1 ho un interruttore scatolato da 400 A e un cavo da 150. Cioè mi cambia completamente la tipologia di impianto, il costo, il rame che ho all'interno dell'impianto, ricordiamoci appunto di impostarlo. Una buona cosa potrebbe essere, lo imposto una volta a livello generale di progetto, dico il K di, scusate, non di contemporaneità. Di tutto il mio impianto è 0,8, poi magari li correggo 1 a 1, però almeno so subito che ho un K di contemporaneità a livello generale. Infatti tanto vedete che adesso il K di contemporaneità 200x0,8 sono 160 kW, che comunque potete sempre impostare a mano, lo posso alzare, rimettere a 1, o lo posso abbassare, rimettere a 0,5. Cambia proprio quello che è il default, cioè il pallino all'interno del nostro impianto elettrico. Poi sugli altri default diciamo di impianto, il K di utilizzo è un K che mi serve a definire quello che è l'utilizzo del singolo carico, però visto essenzialmente come assorbimento riferito a quella che è il dato di targa. Ad esempio, questo qua è un motore da 100 kW, che è una targa che non esiste, però supponiamo che esista. Motore da 100 kW, però io al massimo lo utilizzo a 50, perché il mio carico meccanico è quello, allora gli dico perfetto, 100 kW, K di utilizzo 0,5. E il software praticamente ragionerà come se questo carico, questa linea, fosse una linea da 50 kW, non da 100, mantenendomi comunque il dato di targa del 100 kW. Quindi questa è l'utilità di questo fattore. Generalmente io non vedo, almeno a livello dell'utilizzo di project, molte necessità di utilizzare il K di utilizzo, perché onestamente potete semplicemente tenere il K di utilizzo 1, scrivere 50 qua, e dal punto di vista del calcolo è esattamente la stessa cosa, un po' che non cambia niente, sono due lavori identici. Il K di contemporaneità invece no, quello va fatto quadro per quadro, e ricordiamoci di farlo, perché appunto sono un K di contemporaneità, quando abbiamo 3-4 livelli di quadri, insomma cominciamo ad avere un bel po' di kilowatt che ci portiamo a monte, che non sono necessari, perché sicuramente nessun impianto elettrico ha K di contemporaneità pari a 1, se non applicazioni super particolari.
Poi altri dati, poi magari li vediamo un po' più la svelta. Allora, questo qua ce l'avete chiesto perché utilizzo da un po' di tempo, da tantissimi anni, e noi abbiamo pensato di nasconderlo qua dentro, il K di maggiorazione interruttori. Che cos'è il K di maggiorazione interruttori? Allora, semplicemente questo discorso qua, prendiamo un carico da 99,5 kW, ok? 99,5 kW sono, con questi 0,9, 159,6 ampere. Il software, essendo appunto un software, mi dice 160 maggiore di 159,6, sì, questo interruttore va bene. E il ragionamento del software è corretto. Però il progettista ovviamente mi può anche dire, va bene, però mettiamo che domani qua si devo aggiungere due lampadine che mi portano la corrente a 161 ampere. Che cosa faccio? Devo andare a sostituire l'interruttore, devo sostituire il cavo, eccetera, eccetera. Allora la cosa migliore è mettiamo un K di maggiorazione interruttori. Qua metto semplicemente un 1,1, quindi un 10% su tutto l'impianto. E che cosa succede? Succede che sulla linea da 159,6 ampere, adesso il software mi sceglie un interruttore da 250 come taglia, con lo sganciatore da 200 tarato a 180. E credo che sia tanto la taglia minima che ha, infatti sì, la taglia minima considerata col parametro 1.1. E quindi adesso abbiamo appunto l'impianto dimensionato per un 10% in più, tanto immagino che sarà la stessa cosa per la linea che sta a fianco, sì, visto che la taglia è così vicina. Quindi il capo maggiorazione interruttori è un parametro unico per tutto l'impianto elettrico. Poi il discorso della norma, onestamente questo qua io non lo vedo tanto come un default di impianto, ma più come un default di quadro, quindi gli stessi dati di default che ho nel, o meglio, buona parte dei dati di default che ho a livello di impianto li ritrovo anche nel quadro, e ad esempio posso dire, ok, questo qua è un quadro dove utilizzo apparecchiature di tipo industriale oppure utilizzo apparecchiature di tipo domestico. Allora questo è un ragionamento esclusivamente per quello che riguarda le apparecchiature di protezione, nel dettaglio gli interruttori, nel senso che cambia la norma che viene utilizzata per fare il calcolo, o meglio la verifica sulla protezione contro il cortocircuito. I nostri interruttori modulari, come sapete, sono generalmente binorma, quindi sono conformi sia alla norma industriale che alla norma domestica, e hanno diverse prestazioni in funzione della conformità alle varie norme. Anche il software funziona in maniera diversa. Tanto dovrei avere anche un esempio di un quadro domestico che dovranno far più, se ci rimane un po' di tempo. Poi torniamo sul default di progetto. Questi qua sono un po' i limiti generali per cui voglio passare. Onestamente non vedo perché per modificarli, perché comunque sia tipicamente in Italia fino a 125 ampere noi usiamo modulari, da 160 fino a 1600 usiamo scatolati, sopra 1600 usiamo interruttori aperti. Se per qualche motivo vi interessa utilizzare ad esempio modulari solo fino a 63 ampere, giusto per fare un esempio, lo vediamo magari anche qua, 63 ampere saranno 40 kW, no, poco di meno. Ok, eccoci qua. Facciamo 40 kW. Allora, il software quindi fino a 64 ampere mi dice che posso utilizzare, o meglio, mi consiglia interruttori modulari C120 da 80 ampere oppure l'NG125 ancora da 80 ampere. Se vado nei dati di progetto invece di 65 gli dico che fino a 63 utilizzo modulari, sopra 63 uso scatolati, vado sulla linea, vedete che il software è passato all'NSXM, che è appunto lo scatolato da Vidalin, oppure l'NSX, che è lo scatolato con installazione da piastra. E per l'altra voce, sai, tra gli scatolati e gli aperti. Poi qua c'è tutta una serie di dati principali che servono proprio anche per andare a fare migliori filtri, caratteristiche varie sulla scelta dell'interruttore. Onestamente non li commento perché si descrivono da soli. Non vedo nessun commento particolare. Qua c'è il differenziale obbligatorio, sì o no, se metto sì vedete che appaiono differenziali tutte le parti, se gli metto no vedete che il differenziale lo posso decidere io linea per linea. Idem per quel che riguarda la classe di default, noi partiamo dalla più base a C, se la volete mettere A o ASI per migliore protezione contro gli scatti intempestivi lo potete fare.